a vedere cosa stanno facendo gli indici a 30 minuti dall'open di Wall Street. Il DAX sta facendo più 0,40 in area 10.997, mentre invece il Dow Jones 25,2. E andiamo subito anche a vedere le major con euro-dollaro che si trova in area 1,13, mentre invece il cable 1,28. 889 meno 031. Andiamo subito a vedere, a dare la linea a Marco Tosoni, che è in collegamento Skype con noi. Ciao Marco. Sì, ciao Alex, un ben trovato a tutti. Allora Marco, stavo vedendo il cable che performa oggi il meno 0,32, il mensile meno 1,66. Sempre la solita visione a rialzo nel lungo periodo. So che tu ce l'hai, Marco, però ne sono arrivate delle domande. In particolare, il telespettatore voglio sapere in questa settimana come puoi vedere il cable e poi anche il GBP/Yen. Oggi sono usciti dei dati negativi e quindi comunque Cable è temporaneamente in difficoltà. La seduta di giovedì sembrava rilanciare un po' la valuta. Siamo ancora all'interno di questo range, quindi sostanzialmente secondo me 1,2850 è un buon livello per piazzarsi long. Naturalmente un quadro positivo viene ripristinato sopra 1,30, quindi il range di giovedì è molto, molto importante. Ritracciamento ci sta anche a questo livello. Diciamo che i grossi supporti iniziano a esserci appunto tra 1,2850 e 1,2825, dove penso che comunque interverrebbero dei compratori, perché il livello è molto molto ben lavorato, quindi secondo me siamo quasi pronti per una ripartenza di sterlina. Almeno questo è il quadro che mi aspetto io, e penso che la correzione che è partita dallo scorso 25 gennaio Sì. Bene, sia addirittura d'arrivo. benissimo. Per quanto riguarda invece euro-dollaro, bisogna, Marco, bisogna continuare a puntare sul dollaro oppure meno? Ma il dollaro sembrerebbe ancora essere più forte. Poi per quanto riguarda euro-dollaro, in questo momento siamo giunti praticamente al supporto. Io ti parlavo appunto di trading range 1,13, 1,15 e 50, e quindi comunque secondo me è quasi giunto il momento anche per piazzarsi a favore di euro-dollaro. E un'area interessante potrebbe essere 1,1280, quindi una trentina di pip sotto le quotazioni correnti. Secondo me è una buona piazzatura, e ci si può provare facendo un'operazione magari anche abbastanza breve con uno stop diciamo a 1,1180, quindi una figura, cercare di tornare verso 1,14, che potrebbe essere un primo livello di resistenza in caso appunto di ripresa dell'euro. Secondo me ci si può puntare, perché potrebbe rimanere ancora in trading range. Mi sembra questa la struttura. La ripresa del dollaro è arrivata con buona forza, una buona impostazione tecnica, ma sembra un po' esaurirsi. La volatilità è in ulteriore contrazione su euro-dollaro. Quindi secondo me 1,1280 ci può stare, e questa cosa tra l'altro si ricollega anche a sterlina-dollaro, perché appunto potrebbe il dollaro prendersi un po' di pausa, alleggerire un po' in termini di forza relativa, e quindi comunque mi aspetto, se non oggi, già domani, delle risposte da euro e sterlina nei confronti del dollaro. Ecco, per chi invece, Marco, opera più di lungo periodo, no? Vediamo questi dati, questa Europa comunque che vengono dei dati macroeconomici sempre più discordanti, anche vediamo i dati sulla Germania, non sono quelli che vengono spesso dati dal consenso degli analisti, sempre, spesso sotto le attese, comunque un'Europa un po' che inizia a vacillare già da un mese o due, e con un'America dall'altro canto che ha dei dati sempre più performanti, però c'è il problema dei tassi che rimarranno al 2,5 almeno fino a maggio. Ecco,
Ecco, quello che volevo chiederti, il fair value di euro-dollaro lo danno a 1,25. Come si può interpretare questo fattore, dei dati macroeconomici discordanti per l'Europa, però dall'altro canto il suo fair value è dato a 1,25? Guarda, allora, l'interpretazione dei dati è molto difficile, perché poi di fatto gli studi fatti sui dati macroeconomici e sui mercati finanziari dimostrano che poi di fatto le borse anticipano di circa 10 mesi quello che è il dato. Quindi, se noi andiamo ad analizzare quando l'Europa è andata a perdere forza e spinta, vedremo che sostanzialmente i massimi del nostro indice, quelli dell'indice tedesco, risalgono alla prima decade di maggio, e quindi sono 10 mesi sostanzialmente super giù. E quindi comunque questi dati, secondo me, sono incorporati già nella debolezza relativa che si vede nel, ad esempio nel DAX rispetto a un S&P 500, un Nasdaq. L'euro che naturalmente anticipa ulteriormente, secondo me, le borse, euro-dollaro invece ha visto appunto le quotazioni cadere da 1,25, diciamo, secondo me la rottura definitiva e l'inversione del trend rialzista che c'era a favore di euro è arrivata al 25 aprile, quindi sostanzialmente siamo a questi livelli qua. Il problema nell'interpretazione dei dati è sempre questo: noi leggiamo un dato che ci spiega quello che è successo 10 mesi fa sostanzialmente, ed è anche per questo che le reazioni che abbiamo nel mercato talvolta risultano parecchio difficili da leggere. Io, osservando il grafico dell'euro-dollaro, lo dico da settimane, non mi vergogno a dire che non riesco a capire da che parte possa svilupparsi, anche perché sostanzialmente, se andiamo a prendere i minimi del 2016 e i massimi dell'anno passato, siamo super giù al 50%, tra il 50% e il 61%, quindi comunque è un riequilibrio di forze. E quando il mercato è equilibrato, dopodiché può succedere qualsiasi cosa. E quindi comunque la situazione adesso è estremamente difficile da leggere, e comunque anche quando ascoltiamo Draghi, lo capiamo che è difficile per lui, figurarsi per me che sono un umile trader tecnico. In questo momento, secondo me, l'euro-dollaro va tradato solo in maniera tattica, e poi si aspetteranno degli altri spunti. A volte nel training, anzi molto spesso nel training, è fondamentale fare professione di umiltà e accettare la situazione per quello che è. Ecco, Marco, secondo te è meglio per un investitore che ha liquidità investire nel forex, quindi nelle valute, oppure nelle azioni? Qual è che preferisci? Ma io preferisco l'oro. E lo sai, nel senso, mi sembra una buona occasione. Abbiamo questa resistenza 1355 e ancora c'è ancora dello spazio. Adesso oro è tornato a performare un po' più basso, quindi siamo su 1305 circa. È una buona occasione per provare ad entrare $50 solo per arrivare a resistenza, ma io mi aspetterei ancora di più. Per l'azionario, per investire, quindi comunque sì, parliamo di operazioni strategiche, non tattiche, io comunque aspetterei quantomeno di vedere come ci presentiamo agli inizi di marzo, perché poi nella seconda metà di marzo e il mese di aprile registriamo la migliore stagionalità per i mercati, e allora si può tentare magari di entrare per quel mese e mezzo e poi andare a vedere come ci presentiamo a maggio per valutare se possiamo andare oltre o se ci accontentiamo dell'eventuale rally. Adesso il trend annuale si deve ancora dipanare. Io credo che comunque le borse, soprattutto in America, abbiano ancora qualcosa da dire, e che comunque mi immagino che ancora per qualche mese Wall Street possa sovraperformare i principali indici europei. Questo mi sembra piuttosto probabile.
Quindi comunque mi sembra un momento in cui il mercato vada approcciato con operazioni tattiche fondamentalmente, quindi per l'investimento aspetterei. Dopodiché, se qualcuno è stato bravo a piazzarsi su livelli bassi, può magari mantenere e proteggersi con dei trailing stop. Ad esempio sul DAX abbiamo comunque il minimo di venerdì, che diventa un minimo importante, quindi comunque un trailing stop a 10.850 ha molto senso, e abbiamo anche un livello intermedio a 10.960 che è importante. Oggi è una giornata potenzialmente molto molto importante per il DAX, perché una chiusura sotto 10.960 è estremamente negativa, chiama i minimi di venerdì scorso. Tuttavia una chiusura invece a 10.070 può rilanciare ampiamente il mercato, quindi è una seduta importante oggi, perché al di là della fiammata di giovedì la volatilità non è poi così elevata, e quindi comunque da un momento all'altro può partire un movimento importante. Ecco Marco, quello che ti volevo dire, che chiedo anche sempre quando si parla di America, non è che le borse stanno un po' scontando qualcosa di positivo sull'accordo Washington-Pechino, quindi sui dazi, e poi effettivamente se ci fosse un nulla di fatto, qua c'è un terzo fresh crash? Lì sì, situazione delicata. La mia sensazione è che in qualche maniera si possa riuscire a trovare un accordo, e questo potrebbe far bene ai mercati. Ho questa sensazione, ma è solo una sensazione, nel senso che poi comunque lì io credo che forse neanche Trump sappia esattamente cosa andrà ad accadere, però così a sensazione sì, come dicevi tu, i mercati probabilmente puntano su questo accordo, e secondo me in una qualche maniera lo troveranno, e potrebbe essere una cosa positiva per i mercati. Bene, facciamo un'analisi su euro franco svizzero per rispondere a un telespettatore, e poi ti chiedo anche il dollaro franco svizzero. Sì, oggi abbiamo registrato una spike pazzesca alla riapertura del mercato, che rende abbastanza illeggibile la situazione. È vero che questa spike poi di fatto è andata a spegnersi sulla resistenza 1.14.20, dove comunque l'euro aveva trovato una forte resistenza a salire. Però insomma, quando ci sono questi movimenti qua, significa che qualcosa bolle in pentola, e secondo me è molto difficile da interpretare. Di solito, allora, se guardiamo ad esempio, cerchiamo di capire queste spike, era successa la stessa cosa ad esempio con lo yen, che si era apprezzato rapidamente, poi sul supporto in quel caso le altre valute contro yen si erano riapprezzate, appena dopo la pin bar correzione e poi ripartenza nel verso della pin bar. In questo caso, se fosse così, adesso euro franco batte circa 1.13.48, in questo caso una discesa di 20 pip, quindi 1.13 sotto 1.13.28, secondo me convaliderebbe la trappola, questa pin bar andrebbe il cambio probabilmente a 1.12.55, quindi comunque segnare un allarme. Se qualcuno ha provato a rientrare long su questa situazione, posizione in un trailing stop a 1.13.28, che è il minimo della barra a 4 ore precedente. Bene, per quanto riguarda il dollaro, Marco? Sempre sì? Dollaro franco? Sì, esatto, guarda,
Guarda che bel segnale in H1, qui 0,57 sul daily, mensile anche 1,28. Intanto proprio il dollaro si sta apprezzando, vedo anche euro-dollaro che va a rompere l'area di 1,13. Guarda che potenza, Marco, anche il gold sta andando a prendere area 1,304, meno 0,73. Che sta succedendo? Si sta apprezzando qualcosa forse? A 1298 l'oro me lo ricompro. 1298 rientri? 1298, sì. Per quanto riguarda dollaro franco, attenzione perché c'è una resistenza importante qua. Ok. A livelli proprio. Dollaro franco, ci dai un'analisi su dollaro franco che ci chiede il telespettatore? Buongiorno, volevo sapere da Marco Tosoni, dollaro franco, le prime resistenze, eventualmente supporti, grazie. La resistenza è 1,01, 1,01 importantissima, ma fra 1,01 e 1,0050 abbiamo un'area resistenziale importantissima, secondo me è appunto in ottica alleggerimento della forza relativa del dollaro, lo vedrei short nel breve però. Eventualmente, allora, resistenza abbiamo detto, supporto 0,9980, importante, che è poi più o meno il minimo di oggi. Si entra probabilmente in una fase in cui si può andare in trading range dentro questa figura tra 1,01 e la parità. Mi aspetto questo. Domani, secondo me, ad esempio, con tutta probabilità sarà una barra inside rispetto a oggi. Ma questa spike della notte sporca il grafico in una maniera forte. E quindi comunque dollaro franco, euro franco, secondo me non da tradare. Se qualcuno è piazzato, cerchi di essere severo con gli stop loss, perché queste situazioni compromettono qualsiasi tipo di analisi. Non si sa quale, Marco, dei due movimenti sia reale. Perfetto, guardiamo anche in ultimo il dollaro canadese 1,32,873 più 0,15 sull'M15 e anche su H1, abbastanza in congestione. Sì, anche qua mi aspetterei un po' di ripresa del CAD, sinceramente. Avrei questa sensazione, appunto, cioè la mia aspettativa, come ho detto prima, è per una riduzione a forza relativa del dollaro, che è andato veramente forte settimana scorsa, e quindi mi aspetterei un po' di alleggerimento. E anche qua comunque sì, la mia preferenza è per una ripresa del dollaro canadese, naturalmente concretizzata da un ritorno a 1,3250 con possibilità di estendere a 1,3180. Secondo me brevi, non tantissima volatilità mi aspetto in questa prima metà della settimana, e invece mi aspetterei un po' più di volatilità magari a partire da pomeriggio, mercoledì, giovedì. Perfetto, andiamo anche un'analisi sul petrolio a questo punto. Petrolio a 50,80, incomincio a valutare un punto per entrare in posizione e comprarlo, perché il mio target price sarebbe 60, o addirittura anche 61,50. Quindi comunque mi interesserebbe provare a fare l'operazione ipotizzando che da questa correzione, che è partita poi dal 4 di febbraio scorso, possa poi generarsi la seconda spalla di un possibile test a spalle, un po' moncato perché la spalla sinistra non è ottima, però secondo me c'è questo spazio, e il primo supporto utile è intorno a 50,80, fra 50,80 e 50,20-25 si può cercare di fare posizione, e proverei a interpretare un pattern su dai frame H1 per vedere se riesco a fare una piazzatura buona, però cercherò di entrarci long. Benissimo, grazie Marco, grazie per le tue analisi, buon trading e al prossimo appuntamento. Grazie mille a te Alex, un saluto.